operazione non necessita lo smontaggio della catena, anche se in quest'ultimo caso la pulizia potrebbe essere più profonda. Dopo aver messo un panno a protezione delle altre parti, spruzzate lo sgrassante sulla catena e iniziate a rifinirla con lo spazzolino. Fate girare la ruota posteriore per pulire ogni centimetro della catena. Adesso asciugate bene il liquido in eccesso, prima col panno e quindi con l'aria compressa. La lubrificazione va fatta con cura. Ruotando nel senso di marcia il pneumatico posteriore, spruzzate il grasso sul lato della catena che va a contatto con corona e pignone. Il prodotto in eccesso verrà espulso dalla rotazione della trasmissione, per cui non serve abbondare.